Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Questo è un video importantissimo dedicato a tutte coloro che non sono soddisfatte al 100% del loro trucco e vorrebbero sentirsi più belle e più sicure. Mi rivolgo ad ognuno di voi. Magari sei tra quelle donne che non si è mai truccata, oppure ti sei truccata poco o solo in occasioni speciali, però tutte le volte che ti sei guardata allo specchio sei rimasta insoddisfatta. Oppure provi a truccarti regolarmente, guardi tantissimi tutorial di make-up e tutte le volte ti vengono in mente dubbi, domande e stai cercando una guida esperta che ti possa accompagnare, che possa rispondere a questi dubbi, a queste domande. Se rientri almeno in una di queste categorie, sei nel posto giusto. Essere belle non significa avere una pelle perfetta oppure un corpo perfetto. Essere belle significa riconoscere la propria bellezza unica e andare a mostrare al mondo la propria unicità. Se ci pensate, non investire sulla cura del proprio aspetto è come comprare una pianta, una bellissima pianta, però non innaffiarla, non curarla e pensare che questa pianta possa crescere bella e rigogliosa. È molto molto difficile. In questo video troverete la soluzione ai vostri problemi, ma prima di parlare di questo, mi piacerebbe tantissimo, è una cosa che non ho mai fatto, mi piacerebbe tantissimo raccontarvi la mia storia, raccontarvi di come è nato questo progetto e come e il perché oggi sono qui a fare quello che faccio. Oggi mi seguite in tantissimi qui su YouTube, su Instagram, su Facebook, anche su TikTok e io vi ringrazio tantissimo per il vostro affetto e per il vostro sostegno in tutti questi anni. La verità è che non sono sempre stata una truccatrice. Il trucco mi ha sempre affascinato tantissimo, ma non ho mai pensato che potesse diventare il mio lavoro. Mi sono laureata, mi sono diplomata all'Accademia di Belle Arti di Bologna per diventare una restauratrice di pitture murali e di dipinti. Ho fatto veramente tanta gavetta all'interno dei laboratori per diversi anni. Poi nel 2008 finalmente ho aperto il mio laboratorio di restauro. Per me era una grande soddisfazione arrivare a quel traguardo e pensavo che quel lavoro, il lavoro di restauratrice, sarebbe stato il mio lavoro per sempre, per tutta la vita. Dopo 7 anni di attività sono stata costretta a smettere di restaurare per preservare la mia salute. Sono diventata purtroppo allergica ad alcuni prodotti chimici, prodotti di restauro che utilizzavo quotidianamente. E per poter evitare di peggiorare la mia situazione, la mia salute, ho dovuto smettere di restaurare e quindi ho chiuso il laboratorio. Potete immaginare il mio stato emotivo perché in quel periodo praticamente dovevo iniziare da capo, dovevo ricostruire qualcosa di nuovo ed era dura, era veramente dura. Avevo passato 7 anni a dedicarmi al mio lavoro, a dedicarmi al restauro e devo dire la verità, avevo sempre pensato poco a me stessa. Ed è stato proprio in quel periodo, come se fosse una sorta di rinascita, che ho deciso di dedicare maggiori attenzioni a me stessa. Truccarmi mi era sempre piaciuto, però avevo provato tante volte a truccarmi, ma non ero mai soddisfatta di quello che facevo. Pensavo di essere negata a truccarmi perché provavo, riprovavo, ma non ottenevo mai quello che desideravo. E soprattutto non mi vedevo bene, non mi vedevo valorizzata, non ero soddisfatta. È stato proprio in quel periodo che ho iniziato a guardare i tutorial di trucco e vedevo questi trucchi spettacolari, bellissimi, che io provavo a riprodurre. Provavo, sperimentavo e questi erano i risultati, ma non ero assolutamente soddisfatta. A un certo punto ero così demoralizzata, così frustrata, che decisi di passare all'azione e di prendere delle lezioni private da una make-up artist perché volevo imparare, volevo riuscire anch'io a valorizzarmi, volevo essere soddisfatta del trucco che mi facevo. E lezione dopo lezione mi si è aperto un vero e proprio orizzonte. Ho cominciato a capire come ci si doveva truccare, come ci si doveva valorizzare. E alla fine riuscivo a fare dei make-up che finalmente mi piacevano, cioè mi vedevo e mi piacevo con quel trucco. E soprattutto cominciavo ad avere una certa autonomia
per poter creare il trucco da sola. Fui talmente sorpresa, talmente carica di energia, che a un certo punto mi sono buttata proprio a capofitto a imparare a truccarmi. Quindi da allora veramente ho fatto tantissimi corsi professionali perché volevo approfondire un po' tutte le tecniche di trucco, volevo imparare a sfumare bene gli ombretti, volevo imparare ad applicarli, volevo imparare anche più tecniche per sfumare o applicare gli ombretti. Era iniziato un vero e proprio percorso alla scoperta del mondo del make-up, che mi aveva praticamente affascinato da sempre, ma che stavo pian piano scoprendo. A un certo punto decisi di non fermarmi più al trucco che mi valorizzava e iniziai a pensare al mio viso come una sorta di tela bianca sulla quale dipingere e quindi sulla quale sperimentare. Man mano che imparavo a truccarmi, ho iniziato a condividere i miei video qui su YouTube. È così che sono nati i miei primi video di trucco, perché volevo aiutare le donne che, come me, si sentivano negate a truccarsi e volevano imparare e sapevano quanto fosse importante imparare a truccarsi. E così diciamo che è iniziato tutto, è iniziato questo bellissimo percorso. Diciamocelo pure che piacersi e sentirsi a proprio agio con il proprio trucco a noi donne porta veramente tantissimi benefici. Ci sentiamo più sicure, quindi comunque la nostra autostima cresce, abbiamo più fiducia in noi stesse. Perché sapersi truccare e raggiungere un aspetto che si ama, questa è la cosa importante, che si ama, può aumentare, può portarci a un senso di realizzazione personale. In questi anni sono super contenta di aver aiutato tante donne, di aver aiutato tante di voi a essere finalmente soddisfatte del proprio trucco. Dopo 5 anni di esperienza come truccatrice, esperienza qui su YouTube, sui vari canali social, posso dirvi che non ho mai dimenticato da dove sono partita. Ed ecco perché sono qui oggi. Perché so che cosa vuol dire quando ci si guarda allo specchio e non si è soddisfatti. Guardiamo sempre il trucco sulle altre donne e tante volte vediamo questi trucchi che ci piacciono e vorremmo farlo su di noi, e poi quando lo facciamo su di noi non ha lo stesso effetto e quindi siamo insoddisfatte. Dopo tantissimi anni ho deciso di proporvi un nuovissimo progetto unico nel suo genere. Qualcosa che aiuti davvero tutte quelle donne che come me all'inizio vivono queste situazioni di frustrazione e di insoddisfazione. Se non siete iscritte alla newsletter, mi raccomando, iscrivetevi. Chi si iscriverà e chi è iscritto alla newsletter avrà una opportunità che gli altri non avranno. Mi raccomando, iscrivetevi. Vi lascio il link nelle schede e nella descrizione. Non vedo l'ora di raccontarvi il mio progetto e di svelarvi tutti i dettagli. Quindi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video il mercoledì. Un bacione, alla prossima, ciao!